Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini dice che se non fai un condono in tempo di guerra non lo fai più. Edilizio, condono fiscale, condono tombale, serve fare emergere quello che è nascosto. Fatti salvi gli illeciti penali, dice Salvini parlando a Porta a Porta che è andato in onda ieri sera. So che qualcuno dice che non è moralmente giusto. In tempo di guerra, dice Salvini, per l'Italia occorre mettere in campo tutto quello che c'è. C'è un proverbio che dice, un detto, non giudicare in tempo di pace quello che si è fatto in tempo di guerra. Beh, in questo caso fare emergere il nascosto con un condono edilizio fiscale tombale, beh, non so cosa dirvi, non so se è giusto cancellare i debiti, se può essere un incentivo a farne ancora, non pagare perché poi arriva un condono, non lo so. Probabilmente, se vogliamo ricominciare da zero, cioè dopo che la fine di questa pandemia si ricomincia da zero, cancelliamo tutto e ripartiamo tutti da zero. E anche questa potrebbe essere una soluzione per far emergere, come dice Matteo Salvini, quello che è nascosto. Su Conte dice: sedermi al tavolo con Conte, io non chiedo altro. È da giugno che dice: ci vediamo a Palazzo Chigi. Domani, se serve, ci andiamo a sedere a Palazzo Chigi. Se dice di ragionare sui decreti ristori, sulla legge di bilancio, domani ci vado, dice il leader della Lega. Ma in realtà a Giuseppe Conte di parlare con Salvini dei decreti ristoro, della legge di bilancio, non ne ha nessuna intenzione. Giuseppe Conte fa da solo, già ha il peso dei partiti di maggioranza perché lui deciderebbe da solo, lui magari con Gualtieri, giusto che gli dà qualche consiglio di economia, gli spiega qualche cosa, ma già Conte non ascolta la sua maggioranza, fa tutto da solo. Figuriamoci se vuole ascoltare quello che per lui non è un avversario politico, ma è un nemico, perché Conte non avendo nessun partito alle spalle, non essendo iscritto a nessun partito, è lui quello che rappresenta per lui Salvini, è l'odiato Salvini, quello che lo trattava come un burattino, sia lui che Di Maio durante il Conte 1, loro erano i veri presidenti del Consiglio e lui era quello che ci metteva la faccia, ma su quello che dicevano gli altri due. Era un semplice burattino, questa è la realtà. E quindi adesso c'è la sua vendetta, nel senso che adesso non vuole ascoltare più nessuno di quelli che erano prima, quelli che lo costringevano a metterci la faccia e a fare il burattino. Quindi, caro Salvini, tu non vedi l'ora di collaborare, ma Conte di collaborare col centrodestra non ne ha la minima intenzione. Lo dice a parole perché lo vuole dire, perché Zingaretti continua a pressarlo per farlo. Perché lo chiede Zingaretti? Zingaretti lo chiede perché ha bisogno di trascinare l'opposizione nel baratro con loro, perché la situazione così brutta ha bisogno di essere condivisa col centrodestra in modo che gli italiani poi non possano dire se c'era Salvini, Meloni, Berlusconi andava diversamente. Quindi l'idea di Zingaretti di trascinare il centrodestra giù nel baratro e Conte è restio perché è più forte di lui. Lui preferisce andare da solo nel baratro anche perché non ha partiti alle spalle che dover parlare di nuovo con Salvini e con la Meloni. Su Bertolaso, Salvini dice: a me piace molto Bertolaso come figura, in questi mesi ha dimostrato di essere l'uomo del fare, rispondendo a una domanda sull'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, possibile candidato alla poltrona di sindaco di Roma. E dice così Salvini: ho avuto modo di confrontarmi con il dottor Bertolaso per l'ospedale in fiera, per
per l'ospedale nelle Marche, per la collaborazione nella regione Umbria. A Roma, aggiunge il leader della Lega, con Roma, dice, gestì il giubileo, la città, la conosce, non è una cosa da poco. Non ho motivi per sponsorizzare Tizio o Caio, ma se fossi un cittadino romano e mi dicessero preferisci ovviamente Bertolaso La Raggi, direi dove devo firmare, ovviamente, tutta la vita, no? Come si dice, tutta la vita Bertolaso, altro che Virginia Raggi, fatemi il piacere. A me piace molto Bertolaso, appunto, conferma Matteo Salvini. Realmente i candidati per Roma potrebbero essere Bertolaso, perché Giletti si è arreso, ha detto: non ho neanche accettato che già mi stanno insultando da tutte le parti, lasciamo perdere, metterci in un problema del genere. Certo, fare il sindaco di Roma non è una passeggiata di salute, sicuramente. C'è lui, c'è Calenda che si è già ufficialmente candidato a sindaco di Roma. C'è poi anche Raggi, ovviamente, Virginia Raggi, Vittorio Sgarbi. Ecco, sicuramente Virginia Raggi è da accantonare senza se e senza ma. Seppur nei sondaggi sembrerebbe in testa, ho visto ieri un sondaggio che era in testa, ho detto, bah, un po' strano, però è dura tra Sgarbi, Calenda e Bertolaso. Realmente, se dovessimo fare un'eliminazione, toglierei Sgarbi, dice troppe volte capra, capra, capra. A parte gli scherzi, tra Bertolaso e Calenda, è una bella lotta perché uno è un tecnico puro e l'altro è un politico puro. Per la città di Roma, chi avrà la forza di reggere l'impatto della spazzatura, dei cinghialoni in giro per le strade, del degrado più totale in cui riversa la capitale? Calenda dice che bisogna ribaltarla Roma. Non lo so. Forse Calenda potrebbe reggere all'impatto, perché Bertolaso dopo un po' potrebbe dare le dimissioni. Dice, guarda, non riesco a fare niente, me lo impediscono, andate avanti voi. Forse Calenda invece no. Forse sì, forse Scalenda sarebbe l'ideale, indipendentemente da quale partito e quale schieramento sia, anche se un uomo di centrosinistra, forse preferisco Calenda a Bertolaso, a Sgarbi, ma la Raggi non ne parliamo. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.